una scritta eloquente all'entrata della chiesa Maria Santissima del Rosario di Pompei di Belvedere, dove anche il presepe è diventato quest'anno una denuncia sociale. Quella di Don Gianfranco Belsito è una vera e propria missione contro la povertà, missione che però, tiene a precisare, è resa possibile grazie al sostegno del vescovo Bonanno, che ha sempre mostrato molta attenzione. Ad affiancarlo nella sua battaglia anche decine di altri sacerdoti e centinaia di volontari, un piccolo esercito di benefattori che opera in 32 comunità e 26 centri d'ascolto foraniali. La mensa di Belvedere è stata recentemente trasformata in un piccolo ristorante a 24 posti, perché restituire dignità a chi ne usufruisce è fondamentale. Capita piuttosto frequentemente in questi giorni di festa di trovare lungo le strade del centro di Cosenza delle persone che fanno di tutto pur di guadagnare qualche soldo da vivere, ma che al tempo stesso hanno un talento innato, a dir poco geniale. Tanti gli artisti che si esibiscono lungo Corso Mazzini, musicisti di strada in grado di attirare l'attenzione dei passanti o almeno una buona parte di essi, facendogli respirare il clima di festa. Un simbolo di eccellenza tra i migliori del genere, grazie a un sound poderoso e unico. È stato un tour calabrese ricco di sold out, quello del Composition of Praise, il coro gospel diretto dal maestro Samuel Eddie Cromwell, formato da 35 elementi provenienti dall'area metropolitana di Washington. La qualità musicale, ma soprattutto la profonda spiritualità tipica degli ensembli gospel, lo hanno fatto diventare un complesso tra i più amati della scena attuale. Started as a child, my parents were choral singers in the choir, in the church choir, and used to go to their rehearsals and just loved that religious music. And then it was introduced to my church as a child, so I was like, "Ooh, I really like the sound, I like the beat, I like."